Il Consiglio regionale ha nominato il difensore civico della Campania. Si tratta dell'avvocato Bruno De Maria, che avrà il compito di accogliere le rimostranze non accolte in prima istanza dall'ufficio reclami del soggetto che eroga un servizio. Poi, dopo la discussione di alcune mozioni, in aula è mancato il numero legale. Ti faccio i miei migliori auguri all'avvocato De Maria, neoeletto, e anche con questo andiamo al completamento di nomine importanti. Sì, ho chiesto io in primis il numero legale per concludere i lavori in aula, visto la sensibilità degli argomenti, delle mozioni che si stavano trattando. La mozione che più ha fatto discutere è stata quella della consigliera Loredana Raia del PD e del presidente Oliviero sulle attività di Otorino tra Napoli e Caserta. Mozione poi ritirata dopo la denuncia della consigliera Valeria Ciarambino, secondo cui con questo via libera si sarebbe avvantaggiata la sanità privata a danno di quella pubblica. 92 posti letto programmati e mai attivati a 587 posti letto da aprire e accreditare nelle strutture private accreditate. Quindi non una mozione per dire sbrigatevi, bisogna attivare posti letto di otorino e laringoiatria nel pubblico, ma aumentiamo i posti letto di 6 volte di più senza nessun criterio epidemiologico, ma unicamente nelle strutture private accreditate e unicamente nelle strutture private accreditate che già operano storicamente. A un malpensante potrebbe venire qualche dubbio. I posti letto e l'attività di Otorino Laringoiatria, che è un'attività, come dire, importante, ma considerata da molti marginale, è inesistente. C'è bisogno di colmarla. Come si colma? Se a Caserta il 50% dei posti letto sono gestiti in modo privato e il 50% in modo pubblico, è chiaro che tu a Caserta, nel medico intervieni sia sul pubblico che sul privato. E allora, il collega Ciarambino non conosce bene la realtà regionale, se la impara.